Ciao a tutti. Siamo ok. Aspettate, si sta un po' di lag. L'ha scritto anche in chat. Ok. Allora, legna. Qua siamo su un albero, quindi è rischioso. Si può cadere. Anche tanto, vabbè, abbiamo l'invincibilità, quindi non ci facciamo niente. Basta cadere entro il tot di tempo, il limite. Vorrei prima prendere la legna. Però adesso c'è uno che mi sta seguendo. Eccolo. Grande scavatore team, non ho il tempo di risponderti. Ora mi distrugge la mia workbench. Ecco, lo sapevo. E volevi fare team, eh? Oh, cacchio. Ti uccido. Ok, grazie. E arrivederci. Scappiamo. Aia. C'è qualcuno che mi sta beccando con le frecce, secondo me. Non vedo nessuno. Ce n'è uno là. Eccolo. C'è un po' di lag. Ok, ucciso. Scappiamo. Perfetto. Anguria. Questo mondo è fatto sul livello 12, penso. Vedete che è tutto nero. Secondo me è così. Vediamo. Bene, qualcuno sta arrivando verso di me. Sicuramente. È lontano. Tengo l'arco così posso allontanare qualche nemico se arriva. La maggior parte pensa che tu hai l'arco e non hai la spada, quindi ti arriva addosso. Mi hanno consigliato di usare il berserk. Non ho messo neanche nessun kit, ho messo. Mamma mia, mi sono dimenticato. Comunque alcuni mi hanno detto perché usi sempre gli stessi kit schifosi. E uno furbo ha risposto: bisogna provare tutto. Ed è vero, io cerco di provare tutto così, senza andarmi a vedere ogni kit che cosa fa. Interessante, avete visto cosa ho raccolto? Roba di qualcuno morto. È vicino, cacchio. Potrebbe essere in alto. La maggior parte è caduta dall'albero. Ok. Alcune volte mi agito e non riesco più a vedere cosa c'è nell'inventario. No, è brutto questo posto, non mi piace, cacchio. Andiamo via. Cioè, non riesco a vedere niente. E poi è difficile scappare. Giunchi al cibo. C'è quello che mi aveva ucciso. Ops, ok. Mi stava per cadere il microfono. Buttiamo un po' di roba per fare
Polizia, non ci capisco niente. Ok. Punti esperienza. Junkie ha ucciso Obscure fi Final. Interessante. Vediamo ora di aggiornare Black Mind Hack. Andiamo da Black Mind Hack. E che cacchio. Ok, forse siamo vicini. Guardo anche in alto per guardare se c'è su. Uffa, che quanto odio questo posto. Non riesco a camminare bene. Siete in tre contro di uno e venite giù voi. Interessante, sono su. Vediamo. Sì, quindi la maggior parte che sto cercando di vedere dov'è è in alto. Cioè, io non capisco, sono io che salto e mi faccio male? Ma è impossibile, due colpi. Cioè no, due blocchi, e mi faccio male. Oh, uno zombie. Toto Skype. Eccone uno lì. Cacchio. Uccidiamoli. Mamma mia, l'altro stava per morire e quindi ho cercato di attaccarlo. È scappato. Arriva l'altro che mi attacca con una freccettina. L'ho ucciso, aveva tantissima roba. Ho cercato di mangiare subito la zuppa, ma poi volevo mangiare qualcos'altro, ma non c'avevo niente di pronto, quindi dovevo andare nell'inventario e questo mi faceva perdere tempo. Ho cercato di scappare. Se solo beccavo l'ultimo con la freccia, avevo qualche possibilità. Niente, dai. Però li ho quasi tutti dimezzati. Cioè, l'altro l'ho beccato circa 7 volte. No, 5-4 volte con la frec con le frecce. Dai, va bene per essere uno contro tre. E se non sbaglio, erano quelli che erano scesi dall'albero. Quindi, meglio ancora. Va bene. Quindi Junkie non era lì nelle vicinanze. Vabbè. Va bene, grazie per aver guardato il video e non ditemi che faccio video corti e così via. Io cerco di farli lunghi, tipo questa partita, sono riuscito a sopravvivere e l'ho fatto lungo. Ma non sta a me decidere, cioè se a me un giorno capita di fare anche 2 ore di una partita, li carico. Io carico qualsiasi cosa che faccio. A me non serve a dimostrare che sono più forte, chi è il più forte, chi è quello che non sa giocare o che sa giocare. Io documento ogni cosa su internet. Cioè, a me piace far vedere io che gioco e ve lo mostro, ma non lo mostro per farvi vedere chi è il più forte, o se sono forte, o se faccio schifo. Va bene. Ok. Ciao ciao.